Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi prime impressioni su Flow, manga seinen di casa Kodansha, pubblicato sulle pagine di Afternoon tra il 2018 e il 2020, di una delle mie autrici femminili preferite in assoluto, ovvero Yuki Urushibara. Arriva in Italia grazie a Dinit Manga. Per me Yuki Urushibara è davvero bravissima a raccontare queste storie con un tocco un po' mistico, che strizzano un po' l'occhio anche alla spiritualità. Infatti ho amato Alla follia Mushishi, pubblicato da Star Comics, e Underwater, pubblicato sempre da Dinit per la collana Showcase. Due manga incredibili, il primo un po' più episodico in 10 volumi, il secondo una bellissima storia in 2 volumi. Oggi però siamo qui per parlare di Flow, che è uscito per Dinit in questo cofanetto, come vedete, che contiene i 3 volumi. Sono tutti i 3 volumi della serie che completa con questi 3 volumi. Il costo del cofanetto è 41 euro. I volumi comunque sono acquistabili anche singolarmente a 12,90 l'una. Diamo un'occhiatina un po' all'edizione, no? Questo cofanetto che contiene i volumi riprende, diciamo, nella parte frontale che vi mostro ora, l'illustrazione praticamente del volume 1. E dietro ha ripreso la copertina del volume 3, ok? Ma adesso prendiamo e vediamo i 3 volumi separati. Adesso li tiro fuori, così vedete. Questo, come vedete, è il volume 1, ragazzi. Molto, molto carino. Copertina abbiamo Hirota, che è il protagonista della storia. Abbiamo Kima-chan e anche il fantastico gatto che si chiama Presidente. Cioè, veramente fantastico, Presidente. Io amo tantissimo le illustrazioni a colori di Yuki Urushibara, quasi sempre acquerellate, mi fa proprio impazzire come usa i colori, fa apparire tutto così morbido, così etereo, fantastico. Dietro abbiamo un'immagine di Presidente, una sinossi che magari andiamo a leggere tra poco, in costino troviamo sempre una immagine di Presidente, come vedete, fantastico, che è proprio un personaggio fondamentale. E abbiamo anche il logo, abbiamo il numero, l'autrice e l'editore. Insomma, classica costina abbastanza pulita, devo dire la verità. Il numero 2, come vedete, ha un'altra illustrazione differente. Anche questa molto carina, bellissima, con queste scale bizzarre. Dietro abbiamo di nuovo Presidente, praticamente, qua. Con ancora un'altra parte della sinossi. Stessa cosa per il numero 3. Vedete, questo è il numero 3 di Flow. E gran bella copertina con questo strano loop di porte. E dietro abbiamo ancora gattini! Fantastici, fantastici, fantastici. I volumi hanno tutti la copertina in cartoncino semplice e purtroppo non ci sono pagine a colori. Devo dirvi che personalmente sono molto molto contento dell'arrivo di questo manga in Italia. Lo aspettavo di brutto. L'avevo messo anche tante volte, diverse volte, nei vari Toto annunci prima delle fiere più importanti, perché sinceramente ci speravo. C'è un'autrice che mi piace così tanto che ci speravo davvero. Vediamo cosa dice la sinossi dietro a questo primo volume e poi magari parliamo un po' di questo manga, che è sempre importante che vi dia le mie opinioni. Flow, dall'inglese flusso, flussificazione di uno spazio. Tutte le sostanze oscillano ininterrottamente e instabilmente. Per questo a volte perdono il proprio equilibrio e cambiano forma. Il termine flow indica tale fenomeno. Vi presentiamo Hirota, che sistema gli strani fenomeni causati dai flow. Kima-chan, la sua dipendente part-time, che sembra una dodicenne pur avendo 35 anni. E per ultimo, ma non meno importante, il gatto Presidente. Ok? Cioè la sinossi ci sta, ma dice un po' tutto e un po' niente. Cioè, nel mondo di questo manga possono succedere questi strani fenomeni che si chiamano flow, i flussi, ok? In che cosa consistono? Magari abbiamo lo sdoppiamento di una strada, abbiamo l'apparizione di una particolare figura, la sparizione di un appartamento, tutti fenomeni di questo tipo, ok? E il nostro Hirota è un esperto nel riuscire a risolvere i problemi derivanti proprio dai flow, ok? Problemi che spesso possono essere risolti andandone a capire le cause, come magari un forte desiderio di qualcuno, un forte sentimento negativo o cose di questo tipo. Spesso sono dovute, insomma, agli esseri umani,
Ma non solo, a volte sono anche fenomeni che accadono spontaneamente e in quel caso si può soltanto aspettare che passino. Ad aiutare Hirota c'è Kima-chan, che è super carina, è lì per un part time e, come dice la sinossi, è una ragazza 35enne che però sembra una 12enne. Perché sembra una 12enne? Proprio perché è lei stessa vittima di un flow, ok? Personaggio fondamentale anche presidente, il gatto, soltanto grazie a lui spesso Hirota riesce a individuare le cause di questi flussi, perché presidente ama i flussi e si trova spesso a strusciarsi nei luoghi dove si verificano o sulle persone che li causano, ok? Quindi ne è proprio attratto, un gatto fantastico, ma questi personaggi gatto mi fanno veramente emozionare, perché amo i gatti, lo sapete, quindi è una figata per chi ama i gatti questo manga. I personaggi sono bellissimi, soprattutto, cioè, Presidente è un gatto adorabile, ma io credo che Yuki Urushibara deve essere una vera gattara, perché in molti frangenti di questo manga descrive molto bene il comportamento dei gatti, ok? Quindi deve essere anche lei, in qualche modo, secondo me, un'appassionata di gatti, che altrimenti certe cose, se uno non ha un gatto, se uno non convive con un gatto, sono delle dinamiche che non sono facili da descrivere, insomma. Anche questo manga, come Mushishi, è di natura un po' più episodica, ok? Ma progressivamente, mentre questi vari casi vengono risolti, si avanza anche con la trama orizzontale, ok? Casi che tra l'altro sono proprio di ogni tipo, da quelli magari un pochino più toccanti a livello sentimentale, un po' più tristi, fino a quelli davvero divertenti, ok? È un manga proprio bello. Una di quelle letture super rilassanti che con la sua atmosfera realista ma sognante e bizzarra riesce a trascinarti molto dentro a queste storie, ok? A me piace tantissimo lo stile di Yuki Urushibara, ammetto che Hirota mi ha colpito molto nel design, già come era successo un po' per Jinko, il protagonista di Mushishi, cioè leggendo la storia al completo e svelando un po' anche tutto il passato misterioso di Hirota, è davvero un grandissimo personaggio, costruito davvero bene. Magari posso farvi vedere qualche tavola dal volume 1, così capite un po' anche lo stile dell'autrice, anche se magari avete in mente già Mushishi o Underwater. Comunque, adesso vi faccio vedere magari qualche immagine anche per capire l'atmosfera di questo manga. Queste tavole sono un pochino più ombreggiate perché penso che fossero originariamente a colori. Poi vi faccio vedere magari un po' anche... questo per dire, è un flow che viene a crearsi, cioè si sdoppiano delle strade. Vedete che roba? Anche tutto questo ambiente urbano, estremamente curato. Insomma, lei disegna davvero molto molto bene. Guardate che roba. Disegna molto molto bene. Queste atmosfere cittadine sono fantastiche. E poi guardate che figata presidente, cioè, guardate che figata presidente qua, bellissimo, che si struscia a terra perché effettivamente si trovano in un luogo di un flow. È un gran bel manga, ragazzi, magari faccio vedere qualcos'altro di diverso se lo trovo, un'ambientazioncina un po' diversa, un'altra storia, magari prendo così faccio vedere qualcos'altro. Questi paesaggi naturali, anche bravissimo a disegnare piante e paesaggi naturali, che su Mushishi davvero ci dava dentro di brutto e li faceva, cioè, con una cura estrema. Anche i paesaggi naturali è veramente bravissima a riprodurli Yuki Urushibara. Guardate che roba anche, no? Questo albero illuminato, fantastico. Ragazzi, cosa dirvi? Cioè, secondo me è tutto molto curato di brutto, anche, cioè, queste ambientazioni, è una figata. A livello di disegno è una figata, a me piace così tanto lei che, cioè, mi sento super coinvolto quando leggo i suoi fumetti. Sono stato davvero contento di poter leggere comunque un'altra opera di questa bravissima mangaka. Secondo me, se cercate una lettura che sia magari davvero rilassante, che vi faccia un po' evadere, che vi trasporti in un mondo un po' bizzarro dove gli stessi sentimenti umani possono provocare strani fenomeni, questo è il manga che fa per voi, ok? Io mi sono divertito, mi sono emozionato, e in fondo un fumetto deve fare questo, no? Cioè, devo dire inoltre poi che i vari episodi lasciano anche quasi sempre un bel messaggio, che è comunque un plus molto positivo per un manga, secondo me.
Voi conoscevate Yukiro Shibara? Avete letto qualcuna delle sue opere? Prenderete Flow? Fatemelo sapere nei commenti e iscrivetevi al canale.